Eccoci qua, benvenuti, ben ritrovati su RTV, Real Estate Television, la TV, la web TV dell'immobiliare italiano, l'unica e vera web TV dell'immobiliare italiano. Di nuovo insieme, 19ª puntata prima della pausa estiva, quindi ci saremo anche giovedì prossimo con altri ospiti, ma oggi puntata speciale dedicata ai portali immobiliari e alle associazioni di categoria, in particolare un'associazione di categoria degli agenti immobiliari. Ma prima di presentare i nostri ospiti, come sempre, presento lui che oggi è in splendissima forma, come sempre, Gerardo Paterna. Ciao Gerardo. Ciao Diego, grazie mille per la bella presentazione, un saluto a tutti coloro che continuano a seguirci. Allora, quest'oggi sì, parleremo di come supportare al meglio gli agenti immobiliari, lo faremo da due punti di vista distinti, quindi un aspetto più commerciale e l'altro un pochettino più istituzionale. Quindi bando alle ciance e partiamo subito con la presentazione degli ospiti. Partiamo con la presentazione degli ospiti, sì, che già conoscete tutti perché sono straconosciuti, strafamosi. Alla mia destra l'amministratore delegato di Immobiliare.it, Carlo Giordano. Ciao Carlo. Bentrovati, grazie. Grazie a te per aver accettato l'invito, nuovamente, perché ormai sei ospite fisso. Beh, qua è un po' sentirsi a casa, quindi grazie dell'invito. Invece alla mia sinistra abbiamo una new entry, prima volta che sei qui in studio da noi, Fabrizio Segalerba di FIAIP, presidente del Consiglio Nazionale FIAIP e presidente regionale FIAIP Liguria. Ok, ciao Fabrizio, grazie ciao, per essere qui. Grazie a voi. Allora Gerardo, inizio io con la prima domanda. Ci stanno già seguendo in tantissimi, vedo su online, in streaming. Prima domanda che faccio ovviamente a tutte e due, perché è una domanda comune. Pace fatta tra Immobiliare.it e FIAIP? Oggi, a dire la verità, doveva esserci anche il presidente di FIAIP, Paolo Righi, ma è ovviamente benvenuto anche Fabrizio, che è preparatissimo in materia. Pace fatta, Carlo? Beh, allora, secondo me la domanda è impostata già sbagliata. Perché, iniziamo bene. Perché, se devo dire, non penso di aver mai avuto guerra con FIAIP. Certo, certo. Ti dico, pace fatta implicherebbe una discussione, un conflitto che io personalmente non ho mai percepito. Ma era una provocazione. Ma raccolgo la provocazione. ne approfitto in un minuto e riprendo, no? La storia tanto è nota. E indubbiamente io ho fatto una superficialità, non pensando che un mio pensiero articolato poteva essere stralciato, ridotto e diventare offensivo per la categoria di agenti immobiliari. Me ne sono scusato, me ne sono fatto colpa, ne ho fatto lezione. Poi continuo a dire, il mio lavoro è diverso che non andare a raccontare cose ai giornalisti, quindi si impara. E questo per me è il punto finale, l'ho detto alla categoria, quindi non l'ho detto a un'associazione, non l'ho detto a un singolo, l'ho detto alla categoria, come esattamente il mio riferimento era sull'attività professionale della categoria. Su questo quindi lo vivo concluso, iniziato e concluso. E ammetto che invece ho sfumature diverse con persone dove penso che persone che mi conoscevano da anni potevano, prima di definire, scrivere, pensare, raccontare cose negative su di me e poi per riflesso sulla mia azienda, magari potevano telefonarmi per approfondire quello che era uno stralcio di un articolo, perché penso che negli anni il rispetto, la relazione, la conoscenza delle persone dovrebbe avere un valore. Certo. Però questo è un aspetto personale mio e quindi tale rimane. Fabrizio, hai qualcosa da dire? Ma sai, non è che fossimo in guerra o che siamo in guerra, chiaro, ci sono degli aspetti che dovremmo andare a verificare, degli aspetti che ci dividono, degli aspetti che ci in qualche misura ci possono allontanare e delle particolarità che invece dalle quali secondo me potremmo partire per trovare una sinergia, quindi sta a noi a quel punto vedere, è chiaro che in questo momento noi abbiamo Carlo Giordano, imprenditore, grande imprenditore, qui va sicuramente la mia stima, e dall'altra parte esiste l'associazione, a mio avviso principe della categoria, la FIAIP, che deve tutelare quello che è la figura dell'agente immobiliare, tutelare, ma la mission di FIAIP non è solamente quella di tutelare le battaglie di tutti i giorni che FIAIP ha in campo, ma anche quella di riuscire a contribuire a far crescere questa categoria. Tu sai che FIAIP quest'anno compie 40 anni, in questi 40 anni io credo che questa associazione, che possiamo dirne di tutti, se ne dicono e scrivono in tutti i modi, io credo che abbia contribuito sicuramente a professionalizzare la figura dell'agente immobiliare. È chiaro, c'è da fare ancora tanta strada, anche perché nuove battaglie ci apprestano. Se oggi qua accanto a noi c'è Carlo Giordano, 20 anni fa non sapevamo neppure che cosa fossero i portali, è evidente che c'è stata un'evoluzione in quello che è il ruolo e la figura dell'agente immobiliare, no? Ma in una situazione di evoluzione siamo anche in questo momento e
noi dobbiamo renderci conto, i portali, gli imprenditori di settore, le associazioni di categoria, che siamo in una fase evolutiva, involutiva, questo non lo so, sarà da vedere, ma sicuramente una fase di cambiamento per la figura dell'agente immobiliare. E visto che siamo entrati subito nel vivo, allora voglio chiedere subito a Carlo, che cosa sta facendo Immobiliare.it per gli agenti immobiliari? Ah, io questo l'avamo come domanda. Uno, perché a monte rispondo in modo facilissimo. Avete voglia di una lettura notturna? Ogni tanto succede. Camera di commercio, scarico bilancio della società, Immobiliare.it. Poi, sempre nella lettura notturna, nota integrativa. Fonte di ricavi Immobiliare.it, le agenzie immobiliari. Quindi dico, sempre due strade. O Carlo Giordano è un po' un sciocco, un superficiale, o Carlo Giordano gli è chiarissimo che se ci esiste oggi un'azienda che 10 anni fa non esisteva, Immobiliare.it è legata al successo e al rapporto di fiducia che lo si dice per gli agenti immobiliari. Non c'è né se, né ma, futuribile, pratico. Quindi dico, Carlo Giordano è nato pensando, sapete che all'inizio si scrivono quelle belle parole, mission. Certo. No, pensando, costruendo, dicendo mission, essere il miglior partner dei migliori agenti immobiliari in Italia. Se avete voglia, 10 anni fa c'è questo foglietto, che 10 anni fa andavo in giro a raccontare per spiegare che Intre poteva essere un'opportunità per gli agenti immobiliari. Un'opportunità di visibilità, di comunicazione. Non un'opportunità sostitutiva, no? Era uno strumento per fare comunicazione che era quello che sempre ha fatto l'agente immobiliare. E poi ho vissuto anni in cui quello era troppo aspirazionale, no? Da pratico che sono. E allora il nuovo posizionamento immobiliare è stato essere il miglior fornitore per un agente immobiliare. Il fornitore si misura con una metrica molto facile, risultati su costo. E quello è il linguaggio comune, no? Esattamente come la moneta è un linguaggio comune. Dico, nel momento che quello funziona, automaticamente sto dando contributo all'agente immobiliare. Ed è un rapporto molto più facile perché non richiede più fiducia, speranza, condivisione. Dico, va bene, se sei un fornitore funzioni, happy. Appena non funzioni, scegli un altro fornitore. Ma nulla è cambiato nel fatto che Immobiliare.it deve fare qualcosa per gli agenti immobiliari, perché sennò non è Immobiliare.it. Detto questo, no, alla base, dico, cosa fa Immobiliare.it per gli agenti immobiliari? Beh, fa livelli diversi. Uno, quello base, quello più semplice. E datemi un vostro annuncio, datemi una vostra proposta immobiliare. Ovviamente dico, io non sono il paese dei sogni, se la proposta immobiliare non è da mercato, non sarà Immobiliare.it a farla funzionare. Quindi io sono un'espressione del vostro lavoro, se voi a monte c'è un buon lavoro di selezione, di relazione, di costruzione, di offerta, Immobiliare.it ha l'impegno che lo porterà visibile a 8 persone su 10 che oggi cercano un immobile in Italia. Questo è il mio impegno. Se sarò bravo domani saranno 9 su 10, se sarò meno bravo domani saranno meno. E questo è il livello zero, no? È la vetrina che è il modello evolutivo di quello che ha fatto il mondo del web. Ha sostituito gradualmente, ma con determinazione e con incisività, quella che è stata la free press, che a sua volta prima aveva sostituito quello che erano gli economici, che a sua volta prima aveva aumentato e steso quello che era la relazione personale dell'agente immobiliare. Quindi è visibilità di un'offerta. Questo è quello che io do scontato che deve fare un portale immobiliare, se no non fa quello che è la sua definizione. Poi tutto qui, secondo me sarebbe poco. E Immobiliare.it da sempre cerca di, nella sue forme, nelle sue modalità, di comunicare ai suoi operatori professionali che in realtà da vetrina si può avere molto di più. Io faccio sempre degli esempi banali, dico, se dalla rivista le 30 parole criptiche, no, stabile, singrilla, anni 70, io potevo avere solo un contatto di uno interessato a quello, da un portale immobiliare posso avere di più. Posso già comprendere la ricerca della persona di che altri immobili potrebbe coinvolgere, e come se lui entrasse in agenzia e mi esponesse il suo bisogno. Quindi già quello costruisce di più. Però da questo abbiamo iniziato a costruire una serie di cose molto più articolate. E qua mi piace un po' riprendere la relazione con le associazioni. E 4 anni fa, ormai anzi siamo a fine, 5 anni fa, e come Immobiliare.it abbiamo detto, bene, sentiamo la necessità di introdurre all'interno della nostra offerta, delle pubblicazioni, gli annunci dei privati. E per fare un dispetto agli agenti immobiliari, no, intanto mi si dice questo, o si dice peggio, adesso dispetto è una parola carina. E di nuovo dico, ragazzi, è evidente che mi voglio fare male da solo? No, per rappresentare il mercato italiano. E noi lavoriamo qui. E io potrei negare tante cose, però se loro esistono nel mercato non ne posso sottovalutarle. Abbiamo sviluppato una ricerca con un gruppo immobiliare su persone che cercano case in acquisto, grandi città, definiscono insieme, e tra le opzioni da loro preferite per la ricerca immobiliare c'era annuncio da privato. Poi dietro, per un pregiudizio non motivato, non confermato, è perché risparmio. Continuo a dire, il tema non è tanto oggi negare l'esistenza del mercato, è affrontarlo. Perché dico, a un certo punto abbiamo deciso che era necessario per noi, per dare miglior servizio ai nostri inserzionisti, quindi avere tutti gli attori che cercano casa, di introdurre nel mio messaggio che io ho
come portale immobiliare, tutti gli annunci e quindi anche quello del mercato dei privati. E, però ovviamente ne ero conscio della difficoltà che mi portavo in casa, continuo a dire, Immobiliare TV vive grazie all'agente immobiliare. Certo. Allora da lì ho coinvolto le associazioni nei ruoli dei presidenti, poi le problematiche sul tavolo erano più di ampio, mi è stato risposto così, più di ampio respiro, quindi passando a presidenti più sul territorio, provinciali e regionali, che evidentemente hanno un legame molto più diretto con l'operatività quotidiana, dicendo, bene, io vorrei fare una cosa, siccome ho necessità di introdurre l'offerta di un privato, vorrei qualificare l'offerta del professionale, che è l'approccio diverso che non negare l'esistenza del privato. Voglio rendere più evidente il ruolo del professionista. E lì alla fine abbiamo costruito con due presidenti, Milano e Torino, di associazione FIMA, un protocollo che arrivava a definire su un immobile un attributo, etichetta, marketing, immobile garantito. Dove chi lo garantisce è il professionista che lavora dietro, che era espressione dell'attività che lui faceva a supporto della proposta in offerta di questo immobile. Non ha nessun costo per il professionista mettere questo, quindi togliamo un tavolo di secondo fine, e io ne do un premio di visibilità, c'è un'etichetta, lo metto più in evidenza, perché per me è un'espressione verso il cliente, il famoso consumatore, di quello che fa l'agente immobiliare professionale. Questo per raccontare cosa? Mi è chiarissimo che io sono un portale immobiliare. Se voi chiedete a me quanti utenti unici posso fare in più con 1000 euro, vi rispondo in un minuto. È il mio mestiere. Parimenti ho l'umiltà che il mio mestiere non è essere un agente immobiliare. Non ne ho l'estrazione, non ne ho le competenze. I migliori risultati li possiamo fare se c'è una collaborazione tra categoria e portale. Il portale ha solo interesse che la categoria si sviluppi. Il sogno del portale immobiliare T, sogno, che un mercato italiano che oggi ha il 45% di compravendite privato-privato o non intermediato ufficialmente, si riduca. Perché vorrà dire più risorse per il mondo professionale, che vorrà dire più risorse per Immobiliare T, pragmatico. Quindi dico, qualunque azione che Immobiliare T riesce a costruire con la categoria professionale è di successo per tutti e due, indiscutibilmente. Questo da me nasce come apertura, ragione, collaboriamo, ovviamente non bottoni magici. E se io nego l'esistenza degli operatori privati, delle proposte da privato, se nego l'accesso ai costruttori, non è che migliorerò la professionalità della categoria. Ne darò più evidenza. Secondo me la strada giusta è comunicare cosa fa un operatore professionale in più. Certo. Fabrizio, la domanda è rivolta anche a te, però al contrario. Un po' più difficile. Cosa secondo te non fa immobiliare.it per gli agenti immobiliari? Tu in questo momento stai rappresentando tutti gli agenti immobiliari, ricordo, non solo i FIAI. Parto dal presupposto che l'agente immobiliare, nella mia concezione, è al centro di quella che è la filiera del mercato immobiliare, cioè l'agente immobiliare è colui che è sulla strada tutti i giorni ed ha il sentiment del mercato. L'agente immobiliare conosce quello che è l'andamento del mercato, ma conosce quelli che sono i bisogni di chi acquista e di chi vende casa. Quindi l'agente immobiliare è il fulcro da questo, secondo me, in questo mercato oggi non prescindi. Che cosa, a mio avviso, immobiliare, i portali in generale, non hanno fatto, non stanno facendo nei confronti degli agenti immobiliari? Allora, noi siamo passati, come effettivamente diceva, da un mercato in cui, io ricordo, 20 anni fa, mandavi l'inserzione cartacea via fax o magari andavi al quotidiano locale con l'inserzione scritta a mano e lì aspettavi che venisse pubblicato e ti chiamavano per quello. È chiaro, c'è stato un cambiamento epocale. Io oggi, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24, vado sul portale e trovo gli annunci immobiliari, quindi trovo fotografie, video, tutto quello che c'è. Ma la figura dell'agente immobiliare, che comunque ha contribuito a far crescere i portali, indubbiamente, oggi nessuno prescinde dalla presenza all'interno del portale immobiliare. Non sei squalificato, non sei al passo coi tempi, ci devi essere. Però in questo momento quello che invece secondo me poteva essere fatto in passato e si potrebbe pensare per il futuro è quello di un ruolo sinergico, nel senso che il portale non può, in maniera pragmatica come diceva prima, non può prescindere dall'agente immobiliare, ma è anche vero che nello stesso tempo l'agente immobiliare, posso dirlo, non può comunque essere vessato costantemente dai portali, perché ci sono comunque delle azioni da parte dei portali nei confronti degli agenti immobiliari. Noi passiamo in un mercato dove dalle 870.000 compravendite perdiamo un 60% del mercato, scende il mercato, crollano i prezzi degli immobili, il numero delle transazioni non è più quello di prima,
ma ogni anno comunque da parte dei portali ci sono degli aumenti, ci sono più servizi, d'accordo. Allora, noi partiamo 10 anni fa dove io compro un pacchetto di 20 annunci, contratto trimestrale, non ricordo più cosa fosse. Pian pianino poi passiamo, il pacchetto non sono più i 20 annunci, il contratto non è più il trimestrale, diventa annuale, poi non basta più l'annuncio, devo essere nelle prime pagine, allora ogni anno il portale si inventa che cosa? L'annuncio gold, premium, tutte queste cose. Ma io per far sì che il mio annuncio sia visibile, abbia della visibilità, devo essere in quelle prime 2-3 pagine. Quindi a un certo punto tutto questo va a discapito di che cosa? Comunque della meritocrazia, va a discapito dell'annuncio fatto in un certo modo, perché se comunque pago e posso permettermi di pagare più tanto, sono oltre. Ma che cosa, secondo me, e quindi questo è un elemento da considerare, cioè la platea degli agenti immobiliari non è fatta solamente dai grandi gruppi, è fatta anche dalle piccole agenzie, dal piccolo agente immobiliare, ma che ha una funzione molto importante, straordinariamente importante su quel territorio, perché veramente lo presidia, perché veramente lo conosci. Ma l'altro aspetto che secondo me invece il portale, se davvero è la figura dell'agente immobiliare quella il fulcro dell'attività del portale e non il privato, sappiamo bene che se oggi c'è la cultura cerco casa da privato perché risparmio quello che è la mediazione, è un problema di tutto il comparto, di tutto il segmento, un problema nostro perché non siamo riusciti a far percepire a chi sta dall'altra parte quello che è il valore aggiunto della mediazione. Però voglio lanciare una provocazione. Il portale nei confronti dell'agente immobiliare dovrebbe aiutare l'agente immobiliare a far passare il messaggio nei confronti della cittadinanza, nei confronti dell'utenza, nei confronti del pubblico, della centralità del ruolo, e vado nello specifico senza mezze misure. La pubblicità di Immobiliare It, carina, bella, della casetta che vola, guarda, trova, eccetera, il messaggio che passa non è è il messaggio che con immobiliare.it io trovo casa, compro la casa. È vero fino a un certo punto, immobiliare è lo strumento che mi consente di acquistare la casa rivolgendomi ad una pletora, ad un insieme di professionisti, perché comunque senza il professionista, senza l'agente immobiliare che va a inserzionare lì sopra, io non le vado, non le trovo le case, non è immobiliare. Allora, noi dobbiamo far passare il messaggio che oggi l'acquisto deve essere certificato, di qualità, sicuro. Dobbiamo avere la forza, noi per primi, di riuscire a moralizzare il mercato stesso. Dobbiamo riuscire a elevare il livello qualitativo, culturale dell'agente immobiliare, culturale nel senso della cultura immobiliare. Ma per fare questo c'è bisogno dell'associazione di categoria, ma perché no anche del portale. Allora, perché in quei messaggi non far percepire il fatto che esiste la figura dell'agente immobiliare e che attraverso il portale ti rivolgerai ad un agente immobiliare che sarà in grado di qualificare il tuo acquisto e di seguirti in questo? Perché è tutto semplice, anche la locazione è una cosa semplice, se ne parlava prima, 30 anni fa, ricordi la legge sull'equo canone? Andavo dal tabacchino, compravo il contratto di locazione. 15 anni dopo c'erano i tribunali pieni di cause. Allora, oggi fare un contratto di locazione non è così banale, perché nell'ambito della negoziazione possono essere intervenute delle situazioni che solamente l'agente immobiliare conosce. Allora, vogliamo far passare questo valore aggiunto che ti dà l'agente immobiliare e non spersonalizzare il mercato? Su questo, secondo me, davvero, io credo che i portali in generale, a mio avviso, sono stati carenti, un po' deficitari, e non è stata una bella mossa nei confronti dell'agente immobiliare, dal quale comunque non si prescinde, perché anche voi stessi, perché questo mercato io non so cosa farà, FIAIP è sicuramente attenta alle dinamiche attuali, voi sapete tutta l'attività nei confronti delle banche, è uscito ancora un comunicato stampa ieri di FIAIP di tutto quello che è successo e sta succedendo, ma se questo mercato avrà una deriva oligopolistica nei confronti degli istituti
istituti di credito e arriveremo alla governance da parte di 2-3 istituti di quello che è il mercato immobiliare. Stiamo anticipando un argomento di cui poi magari ne parliamo in un altro momento. Prima di dare il diritto di replica. Prima della replica, esatto. Tre cose. Allora, prima adesso puoi chiedere un contributo a FIAIP per la prossima campagna stampa per citare gli agenti immobiliari. Il secondo aspetto che si raggancia all'intervento di Fabrizio Boschini dice: Carlo, ho la sensazione che non sia l'agente immobiliare al centro del tuo business, ma lo sia il fruitore del servizio finale, a mio parere sbagliando, quindi si ricollega un po' al tema già sollevato. Poi, quanto pesano, se puoi dirlo, sì, i privati sul fatturato di immobiliare.it? Mi hai rubato la domanda. Non era in scaletta. Meno dell'1%. Okay, però ti correggo la domanda. Okay. Ma quante inserzioni hai da privato sul 1.200.000 di annunci che hai immobiliare.it? Ok. Risponditi. 10%. Però okay, correggi la domanda. Ma quanto è su locazione e quanto su vendita? Molto di più su locazione, perché la locazione è trascurata dagli agenti immobiliari. Ecco, questo è importante. No, quindi dico in questo momento. E immobiliare. Adesso però riprendo due cose importanti di Fabrizio che veramente. Perché nonostante Immobiliare.it abbia fatto uno sforzo dove nella sua formula di abbonamento Immobiliare.it propone crediti annunci e una locazione sì, occupa solo mezzo credito, quindi indirettamente riconosco un maggior lavoro, perché segretamente c'è più lavoro per fare una locazione che una vendita, nella mia valutazione. Adesso. Io mi riferivo ai parlavo no, i portali. Sì, no, no, però dico, nonostante questo, in questo momento generalizzo, la categoria agente immobiliare continua a credere, investire, essere più determinato sopra la vendita che non sulla locazione, che in un paese come l'Italia, se chiedete a me statistica, per direzione di modernità nei grandi capoluoghi crescerà più la locazione che l'acquisto. Però chiusa questa parentesi che è ancora, quindi dico attenzione che il privato invece ovviamente lui è l'immobile, è più sensibile, è più retivo, quindi dico se io faccio una ricerca di acquisto alla fine ci ho solo annunci delle agenzie, se faccio una ricerca in locazione sulle grandi città i privati sono molto più ingombranti. Prendo due temi di Fabrizio. Uno, primo sui costi. Fabrizio, è verissimo, io sono partito 2006 bussando, chiedendo prova a valutare Immobiliare.it dopo 6 mesi di prova gratuita, perché l'ho vissuto, costa 10 euro al mese, no. E oggi Immobiliare.it ha la determinazione, il mio 19.000 agenzie abbonate, il mio inserzionista medio investe per la pubblicazione degli annunci 145 euro media. E quindi Carlo è moltiplicato per 10, no? In un paese dove le vendite degli immobili hanno fatto meno 60. Benissimo, io però correggerei un attimo perché dico nel 2005 quanto spendevi in carta? Me lo ricordo io per te perché io sono partito da business plan di quanto spendevate voi e l'inserzionista medio nel grande capoluogo spendeva 560 euro. Quindi dico se io lo guardo così in realtà oggi il web, non Immobiliare.it, il web permette un accesso di comunicazione a un canone molto più diverso che ha scontato molto più del 60% del mercato. Però è un paragone che regge fino ad un certo punto, nel senso era un mondo comunque diverso quello, nel senso che oggi è tutto molto più veloce, è molto più immediato, perché all'epoca è vero, io spendevo quella somma, investivo sul singolo appartamento, l'annuncio andava sul giornale, aspettavo la pubblicazione, mi durava una settimana. Oggi è tutto molto più immediato. Però Fabrizio, l'obiettivo della comunicazione è lo stesso che avevamo 10 anni fa e ti assicuro che l'efficienza del mezzo l'ha scontato molto, basta fare matematica, poi basta dire prendi il fatturato che faceva un editore di carta col fatturato che fanno le società web. Quindi dico, il rapporto tra fatturato agenti immobiliari 2007, costo di marketing nel 2007, lo faccio oggi, il costo di marketing si è ridotto. Detto questo, no? Quindi dico, se lo guardi su Immobiliare.it sei cresciuto. Qual è il mio tema di questo? Se voi non mi sosteneste, se gli agenti immobiliari non sviluppassero il fatturato che porto io, se voi non mi pagaste i miei 145 euro al mese, io non farei quello che faccio. Non sarei in TV, non sarei presente in tutti i canali web, non farei 8 persone su 10 in Italia che cercano casa. Ma non perché sono meno bravo, perché fisicamente non è possibile. E voi come associazione avete un portale. No, cerca casa. E può fare quello che fa Immobiliare.it con le risorse che ha oggi, cerco casa? No. Perché Carlo Giordano è molto più bravo? No, perché Carlo Giordano ha saputo creare una rete di agenti immobiliari professionali che gli hanno dato fiducia e gli danno le risorse per fare queste cose. Se io fossi sempre Carlo Giordano, ma con i 10 euro al mese, mi darei di meno. Poi uno dice, ma a me va bene di meno. Beh, ci sono portali gratuiti che ovviamente farebbero quello che Immobiliare.it senza risorse potrebbe fare.
Quindi dico, alla base dire, e ritorno al tema mio di fornitore, se io non avessi le risorse che voi mi date fiducia, non darei il servizio che voi vi aspettate. Poi, ricordo un dibattito con un tuo collega, no? Carlo, ma se tu non facessi la TV, quanto risparmierei io? E ho detto, guarda, è facile. In TV spendo 1 milione di euro al mese, salto agosto, perché intanto voi siete tutti in vacanza, poi aprirei anche la parentesi, ma no. E tanto agosto voi siete tutti in vacanza, quindi 11, in TV 11 milioni. 11 milioni diviso 19.000, diviso 12 mesi all'anno, 37 euro. Carlo, è un botto, no? Sì, non saremo in televisione, uso un plurale. Quindi avremo meno traffico, quindi meno lettori, e quindi tu avresti da Immobiliare T meno contatti. Poi, siccome una compravendita vale molto, è una valutazione, poi è un premio a rischio, perché voi siete, come è vero, voi siete l'unica categoria che riceve il pagamento solo a successo. Un dottore, si paga, anche se poi muoio, si paga, un consulente, anche se poi prendo la multa, si paga. Voi strutturalmente avete, c'è una scelta diversa, no? Intermediazione, non mandato. Non entro io in queste discussioni che non sono mie. Invece Immobiliare T non è pagato a successo, no. Immobiliare T è una scelta, mi abbono o non mi abbono. Da quest'anno abbiamo cambiato, Immobiliare T è un contratto mensile, quando vuoi lo stacchi. Se non sono all'altezza, non devi spiegarmelo, no. Non devi neanche farmi la raccomandata, risparmiamo 4 euro. Mi scrivi un'email, non sono contento. Che comunque è sempre stato così, aggiungo questa parentesi. Quindi dico, io mi metto in gioco perché il mio successo non è rubare una mensilità, un'annualità, ma darvi un servizio. Se c'è un servizio mi ricomprerete. Carlo, ogni anno aumenti perché vorrei darvi di più e perché poi aggiungo, siccome sono un'azienda, le aziende si basano su sviluppo e profitto, mi piacerebbe prima o poi arrivare a una fase in cui costruisco un valore. Ma questo credo che sia da imprenditore, da colleghi, uguale per tutti. Riprendo il tema della TV perché sì, so sì, che scappa il tempo. Ti do ragione. Se io prendo una nota integrativa, dipendo da agente immobiliare, investire per comunicare il loro ruolo è un valore che porto a me stesso, portandolo anche a voi. Allora, qua faccio un po' marketing, no? Dico, TV è un messaggio articolato perché puoi raccontare qualcosa, però non puoi raccontare tante cose, perché tu comunque hai uno spot che, se va bene, dura 30 secondi, nella maggior parte dei casi dura 15. Tu ne puoi raccontare una. Poi è ovvio che io nel complesso voglio raccontare Immobiliare T, però devo raccontare un'azione. Oggi, se prendi l'Italia, il problema dell'Italia è perché sono crollate le compravendite, per due ragioni. Perché le banche hanno smesso di erogare mutui, però questo è un tema che si è ridotto oggi. Le banche oggi sono tornate a un costo bassissimo a proporre un mutuo. Non c'è il 100%, però tanto sono clienti che forse è meglio così. No. E ne serve un altro, fiducia. Io devo avere serenità del mio domani. Devo avere una visione di lungo periodo. Non basta adesso un lavoro. No. Il rapporto di fiducia si distrugge in un minuto. Ne sono io il primo esempio, no? Ho detto io una stupidaggine, sì, certo. E in un attimo Carlo Giordano è un mostro. Poi mi sentivo fino un figo perché dico, mazza. No. E il rapporto di fiducia si costruisce in anni. Ricreare fiducia nelle persone. Quando abbiamo fatto una ricerca, un istituto di ricerca dei più bravi d'Italia, ha detto, Carlo, il problema oggi nel mercato italiano è ritornare le persone a pensare, oggi vorrei comprare casa. Proprio sto parolone è fatto. E da lì è nata il ragionamento di come faccio a riportare fiducia. Uso la parola sogno per dire sogno si può trasformare in un progetto, e uso quello che è l'espressione più chiara della casa, che è la famiglia. Poi aggiungo nell'evoluzione, mi ricordo è, non sono più credibili le persone mature, che è un dramma, perché dico, se me lo dice il politico, se me lo dice, gli unici credibili sono rimasti i bambini. E se guardate i nostri spot, sono scomparsi anche i genitori, sono rimasti solo più i bambini. Perché la scommessa, il mio primo impegno che prendo con voi è dire, rinneschiamo questo mercato, se no staremo 10 anni a 500.000 compravendite. Poi da lì è stato, ok, se quello è il mio messaggio, ne faccio uno. Se io provassi in 15 secondi a dire, torna a pensare a comprare casa, c'è un professionista, poi non passa. Sì, però, quello che è l'investimento pubblicitario di immobiliare.it non è concretizzato, non si rivolge solamente a quello, cioè Immobiliare T è una grande azienda e quindi c'è comunque un piano di marketing su quello che è l'investimento pubblicitario. Di conseguenza, prima o poi ci potrà essere comunque una campagna pubblicitaria che in qualche misura, io non dico, cioè, che è ovvio, Fabrizio, che Immobiliare spende, mette sì, dei quattrini e deve assolutamente avere un proprio ritorno. Subito. Ma in qualche misura, se tutti assieme contribuiamo
a far ripartire il mercato e a mantenere al centro di questo mercato, perché c'è oggi al centro del mercato la figura dell'agente immobiliare, ne troveremo beneficio tutti. Perché? Perché a quel punto non sarà più il privato che andrà a scrivere come posso evitare la mediazione, sarà l'agente immobiliare che avrà in capo l'immobile, quell'immobile Fabrizio, che sono andrà a inserire con te. Su immobiliare. Rispondo alla domanda, ma Carlo, tu escludi che farai mai comunicazione dove spieghi il ruolo del professionista? Ma certo che non escludo. Poi conto di immobiliare ti ha l'umiltà che non ha mai inventato nulla. Noi prendiamo le migliori esperienze internazionali e le riportiamo qui. Se tu prendi le migliori esperienze internazionali, loro sono tutti portali, a un certo punto sono arrivati a comunicare il ruolo del professionista. Okay. Nei loro tempi, allora, nelle loro risorse. Ti lancio un'altra... Scusa Fabrizio, sì. Volevo finire. Però questo non vuol dire che non lo facciamo. Se tu prendi qualunque mail che io mando ai miei lettori, nel piede delle mail, poi ragazzi è facile, iscrivetevi, nel piede delle mail viene scritto rivolgiti a un professionista per fare queste cose. Attenzione, Mobile IT ogni notte, Mobile IT manda 870.000 email con scritto rivolgiti a un professionista perché lui ti aiuterà nel tuo percorso di acquisto. Se questa non è comunicazione, però, mentre su certe cose sono finito su tutti i giornali, su altre meno, però io dico, il mio impegno con la categoria che costruisce i risultati immobiliari è assoluto. Più soldi costruite, sviluppate con la vostra personalità, più soldi potete investire con me, io più potrò portare avanti questo. Senti, ti lancio un'altra provocazione. Posso fare una domanda? Perché se no non diamo spazio anche a chi ci sta guardando adesso in diretta, sempre legato a quello che stavi dicendo tu adesso, la creazione di valore. Gianluca Capone, che di solito non è sempre gentile con te Carlo, anzi in passato invece ha fatto secondo me una domanda molto intelligente rivolta a Fabrizio. Giusto comunicare il valore della professione, lui dice, ma perché deve farlo un player e non la categoria? Assolutamente, non è che debba farlo un player, è chiaro che questo è deve essere espressione delle associazioni di categoria, deve essere espressione nostra, deve essere nostro lo sforzo per far comprendere che esiste il valore aggiunto dell'agente immobiliare. Ma insomma, se io parto anche da questo presupposto, se oggi ci sono gli istituti di credito, mi dice che non posso parlarne, ma che sono arrivati e mi vanno a sponsorizzare il fascicolo casa, vogliamo dircelo oppure no? Che comunque quello è un deficit, è una criticità che ci siamo creati da soli, certo, perché qualunque buon agente immobiliare ha nella sua cartellina l'atto di provenienza, una visura, una planimetria e un'ispezione ipotecaria. E allora devo aspettare che arrivi la banca a dirmi guarda che cos'ho io di bello? È chiaro che noi questo non siamo riusciti a trasmetterlo probabilmente all'esterno in tutti questi anni. È chiaro che fa parte delle associazioni di categoria, ma fa parte degli associati, perché l'associazione di categoria, perché FIAIP ci mette tanto di suo, ma poi qual è? Davvero gli associati seguono quelle che sono comunque le indicazioni su una crescita qualitativa professionale dell'agente immobiliare? Allora, anziché spararci addosso, proviamo per una volta, visto la situazione di disagio che stiamo vivendo tutti, che sta vivendo il mercato, a remare tutti nella stessa direzione, perché se arriva qualcun altro di cui poi forse parleremo sarà peggio per tutti. Fabrizio, bravissimo. 6 anni fa, ho una memoria lunga perché 10 anni li ho sofferti tutti, no, quindi non ne ho 40, però li ho sofferti. E 6 anni fa io ho scritto alla Lora Consulta, quindi alle 3 associazioni, dicendo Mobile IT combatte, costruisce per essere la vostra vetrina, Mobile IT è vostro. Ditemi che cosa può fare Mobile IT per le categorie, quindi cambiavo i livelli, no? Per costruire comunicazione a supporto di questa. E dei 3 presidenti, uno solo mi ha dato la sua disponibilità all'incontro. Me lo riapro oggi, dico, vorrei... Però devo dirti un'altra cosa. Se tu vai in immobiliare.it, mi stampo qua, trovi il borsino del mercato immobiliare o qualcosa del genere. Secondo me questo è un messaggio, l'indice dei prezzi, è un messaggio un po' distorto che noi facciamo passare. Perché? Perché il mercato immobiliare è un qualcosa di molto grande. Un osservatorio immobiliare non riesce a farlo nessuno, cioè io posso dare delle indicazioni, ma il mercato immobiliare è formato da tanti piccoli mercati immobiliari, da tante nicchie di mercato immobiliare. E nel momento in cui
quel borsino si basa su quello che sono gli indici, i valori delle inserzioni che sono pubblicate, non può dare un'indicazione che sia pertinente, perché spesso l'immobile viene messo fuori a un valore che non è il suo, e perché poi la valutazione immobiliare non può prescindere da tutta una serie di situazioni che non possono assolutamente essere raggruppate in un valore che va da 2.000 a 3.000 euro a metro quadrato o quello che sarà. Io credo che nel momento in cui anche questo deve essere un aspetto importante, perché fa sì che l'agente immobiliare tutti i giorni si trovi a lottare con un proprietario che decide di mettere in vendita la casa, per cui la sua casa, la più bella, la più fantastica è di tutte quelle che ci sono. Ma nel momento in cui l'acquirente va su Immobiliare It e cerca l'annuncio di qualcosa simile al suo, ma va a vedermi anche questo borsino, secondo me il messaggio che passa è un messaggio che non è quello giusto. Allora, perché lì non andiamo ad inserire anche in quel caso, rivolgiti comunque a un professionista che ti dia... Fabrizio, qua ci vuole un attimo. Se tu apri, poi sì, c'è attaccato al borsino... Lo so, però... Aspetta, fammi, deve essere più fammelo dire, no? Diciamo, quindi dico, apri il borsino, ovviamente come hai detto tu, bello il borsino, mi sapere il prezzo medio di Milano, appartamento, di cosa stiamo parlando, no? C'è un form, dico, vuoi una stima del tuo immobile? Sì, ma arriva anche la mail. Esatto, compili e il piede, la chiusura, dire, però, se non vogliamo scherzare, vuoi avere idea del tuo immobile... passa il contatto al GDVA, che io prendo e lo giro a mia inserzione. Però ribaltiamolo, guardiamo la realtà da un altro aspetto. Facciamo il contrario, partiamo a far passare il messaggio che la giusta valutazione sta alla base di un mercato trasparente. Il mercato trasparente aiuta tutti a vendere, perché nel momento in cui io faccio la valutazione di casa tua e assecondo quelle che sono le tue aspettative, io faccio un danno grandissimo. Sì, lo faccio a me, perché ci investo dei soldi. Però, e Fabrizio, via. Non lo devi dire a me questo. Com'è? Non lo devi dire a me. Sì, non lo dico a te, lo dico a tutti, lo dico a me stesso, lo dico alla nostra associazione. Se c'è uno associazione... che non fa una valutazione per, tra virgolette, compiacere il venditore, lo è evidentemente Immobiliare T. Sai, però così provo a rispondere anche a Boschini che faceva un punto. E, è vero che i portali immobiliari T hanno un dualismo, bipolari, perché io ho due clienti. L'inserzionista, che è tutto quello che paga, e il lettore, che è quello che cerca la casa. Io indirettamente devo far contenti tutti e due, perché sì. Se non ne faccio contento uno, perdo metà del mondo e non serve a niente. Io sono un marketplace, metto insieme i due e il mio valore è legato al fatto che li metta insieme i due. Quindi per rispondere Andrea dico, è vero, io mi alzo al mattino, la prima cosa che devo pensare è come rendo un po' più felice il mio lettore, quello che compra a casa. Perché lui è un po' a monte della filiera, perché se io non ho lui, a voi vengo a raccontarvi delle storielle. Ho un sito blu molto bello. Io devo strutturalmente fare in modo che il mio lettore consideri che Immobiliare T è il posto corretto per iniziare a cercare casa, che è il motivo per cui mi comprate, perché sennò meglio la vostra vetrina. Per fare quello devo fare alcune cose che, come dice il governo, per il vostro bene. Tra queste c'è, devo avere tutti gli annunci, quindi quelli dei privati. Tra queste c'è, devo avere un indice prezzi, che però se chiedi a me, se chiedi a quello che io... Noi abbiamo un panel di agenti che ci aiutano a sviluppare il prodotto. Si chiede a me quello che loro sovente utilizzano per smontare il sogno del proprietario. In realtà lo utilizzano ancora in modo più aggressivo, Immobiliare T. Fanno la ricerca, il disegnino, il cerchietto, tirano fuori gli immobili coerenti con quello in vendita, ordina prezzo e lo materializzano, doccia gelata. Guarda che tu hai a fianco il tuo immobile bellissimo, con le piastrelle di Valentino anni 70, un immobile che chiede il 30-40% meno del tuo. Se tu vuoi essere nel mercato, questo è il punto di partenza. Quindi dico, indirettamente Immobiliare T con quell'indice, poi aggiungo un pezzo, quell'indice è fatto, parto da OMI, compravendita, registro, correggo utilizzando i database gravitazionali quanto vale un immobile in più con due bagni o al terzo piano, partendo dal prezzo di offerta, correggo quello. Se io rispetto a OMI ho una profondità di database, non di quell'immobile, però per zone omogenee, mi fa... e la scommessa, la sfida che do a tutti quando mi fanno un dubbio su quello è dire, dimmi l'ultimo immobile che hai venduto, mi scrivo gli appunti, provo, facciamo la stima. Vediamo di quanto sbaglio. Ovvio, se mi vai a trovare il casolare in Toscana, magari sbaglio. Se vai a prendere un immobile cittadino, l'errore lì è proprio basso. Perché sono transazioni. Perché non è il indice prezzo. È OMI corretto gravitazionalmente. Però ridico questo. Il mio successo è poi prendere questo compratore e portarlo da voi. E infatti nel piede di tutte le valutazioni, però
non scherziamo, se vuoi una cosa seria, valuta, passa al tuo contatto. Poi io, qual è il problema che nasce lì? Lo giro a, penso a Milano città, 600 agenti immobiliari e lì parte la guerra. E quello forse è il tema che mi piacerebbe lavorare con voi per dire, dobbiamo trovare un modo diverso. Perché così proiettiamo di nuovo un'immagine della categoria non la migliore. Perché ci sono telefonate aggressive, ci sono la centesima telefonata che ovviamente il proprietario non capisce più. Ma quindi, scusami Carlo, perdonami, intervengo io, Gerardo, magari avevi qualche domanda da fare. Ma quindi tu investirai in termini pubblicitari per valorizzare quella che è la figura dell'agente immobiliare? Rispondo come ho detto prima, no? Nel percorso immobiliare T, se io guardo gli altri portali molto più avanti di me, UK, Francia, Germania, certo che loro hanno iniziato a parlare della categoria, perché loro vivono esattamente come me. Poi, ma è ipotizzabile uno spot pubblicitario? Sapete, gli spot si fanno in due modi, si fanno in due livelli, no? Prima si fa il briefing, cosa voglio andare a dire, dopo si fa l'execution. In questo momento, se chiedete a me cosa ho scritto sul tavolo, voglio andare a dire che comprare casa è importante. Non faccio locazione, se pensate nei miei spot, no, dico perché il tema. Prima di arrivare allo spot, partiamo dalla promessa che c'è la volontà. Però, di arrivare, Fabrizio, in questa indicazione. Allora, io promesse ne faccio poca, anche la fidanzata quando faccio la promessa ci si incarta dopo un minuto. E io prendo impegni molto diversi. Okay. No? Se tu chiedi a me, Carlo, ma tu hai l'impegno degli agenti immobiliari? 860.000 email ogni notte, c'è scritto non scherzare, rivolgiti a un professionista. Tutte le notti. Se questa, io prima che qualcuno riuscisse a fare questo livello. Sì, però quello però che voglio dire. Se tu hai idee per migliorare, se il presidente Righi deve migliorare, ragazzi, sono qua tutti i giorni perché per me non mi cioè, costa nulla. Quello che noi vogliamo e che tutti assieme dobbiamo raggiungere è davvero far capire il valore aggiunto dell'agente immobiliare. E poi la sfida nostra sta davvero nel riuscire a dare questo valore, perché non è che possiamo dirlo e basta. Però su questo noi abbiamo comunque bisogno, voi avete bisogno di noi, perché senza di noi non si regge in piedi. Zero. Ma noi abbiamo bisogno che voi ci aiutate a veicolare questa notizia. Fabrizio, però facciamo, no? Dico, immobile garantito, due presidenti l'hanno costruito, finito lì. Dico, adesso ho un annuncio su quattro con immobile garantito, dico, aiutatemi a migliorarlo, quello lì è proprio scritto lampeggiante, qui c'è un professionista che si impegna per te, è scritto nel posto dove lui cerca, non costa nulla, però è possibile che non siamo usciti insieme, quello lì è live domani, anzi è attivo oggi. Ne ho due regionali perché sul territorio i loro affiliati dicevano, i loro associati dicevano, Carlo, però facciamo qualcosa. Però non è nazionale, cioè dico, non è vissuto. Quando ne ho parlato nelle sedi di Roma, Carlo, no, io lo farei diverso, quello non puoi scriverlo, che impegno è, il professionista ognuno decide, sta a noi. E questo è il mio messaggio, dico, e ridico, il mondo online è molto diverso dal mondo fisico. Se voi mi dite una cosa, io domani sono online. E sono domani online su 18 milioni di visitatori che hanno immobiliare ogni mese, proprio quelli in target. Quindi dico, sai, se chiedete a me, mi è facile dire, aiutatemi la direzione, lavorate per me, a coinvolgere più agenti immobiliari, utilizzare bene immobiliare T. E datemi un'indicazione. E continuo a dire, ma non ho, ma anche quando abbiamo fatto le campagne di tesseramento, non parlo con principio immobiliare T costa, è già pagato dagli agenti immobiliari, è già pagato. Ditemi come si fa a rendere più forte. Io mi ricordo una discussione, non dico con quale presidente. Fantastico. No, l'hai detto no. Adesso. Fantastico, state portando nelle vostre vetrine questo bellissimo adesivo di associazione. No, a me piace quando vedo l'adesivo lì. Possiamo fermare 100 persone e chiedere se sanno cos'è? 1000. Perché dico, se voi mettete solo un adesivo e non è supportato da un contenuto dietro, da un percepito, a me non mettiamo l'adesivo. Se ci credo che ha un contenuto, comunichiamolo. Facciamo che se premi immobiliare T esplode e dice che cosa sono gli impegni. E aggiungo il mio ultimo tema. Io apro i siti delle associazioni, perché vado a copiare i nomi, così li chiamo, non ne ho più bisogno. Mi piacerebbe pensare che nel sito dell'associazione la prima pagina sia dedicata al cliente, non l'agente. L'agente sa benissimo chi è FIAP, chi è FIMA, chi è ANAMA. Il consumatore non ha ancora capito quel bollino che cos'è, e la prima cosa che dovrei dire è io questo lo faccio per te. Ma aggiungo, fatelo su immobiliare T. Non vedo l'ora. Poi ovviamente qual è il problema che mi ricordo, un'altra discussione. Sì, poi Carlo, io scrivo, l'associato non lo fa, però il problema sembra poi mio, non dell'associato. No, beh, ma quello...
domanda. Interrompo, sì, esatto. Allora, diciamo che abbiamo creato le premesse per un dialogo che mi pare ci sia, sì, la buona, sì, disponibilità. Questo sì, direi che è un grande successo. Certo. Ho bisogno dal vostro punto di vista su un tema sempre più attuale. Allora, ho letto un paio di giorni fa un comunicato stampa della Consulta. Intanto complimenti, perché finalmente, dopo tanto discutere anche un po' di merito nostro che sollecitiamo continuamente, avete fatto un bel comunicato stampa congiunto con le tre associazioni, individuando alcuni aspetti sui quali andare a lavorare insieme, quindi la riforma del 39-89, il tema banche, insomma alcuni aspetti direi molto concreti vicini agli agenti immobiliari, e affrontarli insieme è un gran bel segnale per la categoria. E un aspetto del comunicato diceva: le tre associazioni concordano sul fatto sulla terzietà del mediatore. Ok? Noi un paio di settimane fa abbiamo avuto come ospite invece qui il presidente di FIMA Taverna, che aveva già rilasciato alcune dichiarazioni anche idealista, dove diceva: attenzione ai mediatori, perché probabilmente il modello della consulenza di parte potrebbe essere, diciamo, uno scenario plausibile e da sviluppare nel futuro. Quindi, a parte questa piccola contraddizione, che però, voglio dire, quello che contava era l'unità di intenti che ci stava a cuore. Come associazione e come operatore commerciale, credete quindi in un modello più anglosassone, quindi l'agente immobiliare a questo punto che si sposta a tutela del singolo cliente? Ma, Fabrizio. Di solito noi guardiamo in casa nostra e diciamo che è sempre tutto da gettare a mare, che non va mai bene niente, che l'erba del vicino è sempre più verde, no? Allora, io credo che il sistema, la modalità di fare il mediatore in Italia, perché è da buttare? L'agente immobiliare è super partes, perché dobbiamo comunque trasformarci in un qualche cosa? È evidente che siamo in una fase di trasformazione. È evidente che l'agente immobiliare non è più colui che metteva in relazione due parti e basta. Oggi hai tutta una serie di adempimenti, hai tutta una serie di particolarità che tu devi andare a eseguire, che sono, hai una miriade di responsabilità, e meno male che ci sono, perché secondo me è necessario per tutelare quello che è l'immagine dell'agente immobiliare, per far percepire quello che l'agente immobiliare dà. Noi dobbiamo avere delle responsabilità. Tu vai da un professionista, e perché vai da un professionista che ti dice: mica sono un apriporte io faccio il professionista, se no altrimenti potrebbe farlo chiunque. Allora noi dobbiamo contribuire a professionalizzare, ad alzare il livello qualitativo, ed è chiaro che tutto questo deve avere delle responsabilità da parte nostra. Il mediatore è terzo alle parti, lo dice il codice civile, la dice la nostra normativa, eccetera. Ma in tutto questo va da sé che ci può essere un'evoluzione e un cambiamento, un modo di fare in maniera differente l'agente immobiliare. Certo che faccio consulenza, certo che posso essere consulente per una parte, ma esiste l'agente immobiliare monomandatario, chi dice di no? Allora, in tutta questa situazione FIAIP crede nella terzietà dell'agente immobiliare, ma anche in quello che è una sua evoluzione e un suo modo di stare al passo con i tempi, di quello che è il nuovo mercato, di quello che si apprestano ad essere le nuove sfide. Però tuteliamo quello che è la figura dell'agente immobiliare. Poi è chiaro che questa, se vogliamo, è una professione molto antica, ma anche una professione che è dall'89 che è regolamentata in maniera precisa, certo, strutturata, e quindi tutto questo deve fare comunque dei passi. È una professione, per certi aspetti, se vogliamo giovane. È chiaro che è una professione che da questi ultimi 7-8 anni è uscita in maniera differente, ha subito delle trasformazioni, è in una fase di cambiamento, però io credo che il ruolo delle associazioni oggi sia questo, e il comunicato che è uscito dalla Consulta va nell'indicazione di quello che FIAIP da tempo ritiene, quindi la terzietà del mediatore. Poi, se vogliamo parlare di tutti quelli che sono gli aspetti legati alla 39-89, può essere migliorata, modificata, certo lo poteva essere anche nell'89, ma è stato un successo grandissimo, e lo rivendico con orgoglio. È stato fatto in gran parte da FIAIP, da un presidente mio concittadino all'epoca, quindi sicuramente era stato una pietra miliare in quello che è il ruolo della professione. Grazie. Carlo? Non ne ho la competenza per dare una risposta così articolata.
faccio il passo più semplice da consumatore. Il problema che oggi la categoria di agenti immobiliari ha ce l'ha sui compratori, non sui venditori. I venditori vi scelgono, i venditori riconoscono la vostra proprietà, vengono da voi, intenzionalmente ti affido il mio immobile. Quindi il problema oggi di percepito, no, questa cosa qui nasce principalmente dentro il compratore, che sovente ha un'esperienza della vostra professionalità limitata, non ne vede tutto il lavoro dietro, un lavoro di preparazione, quindi arrivo nell'esasperazione, dico se lui vive solo questo è l'immobile, ti spiego che questo è il bagno, questo è l'ingresso, ovviamente ha un percepito dove ha difficoltà a giustificare la vostra richiesta economica. Quindi dico, sì, se posso dire, lì bisogna lavorarci però. Certo. Perché se no vi troverete sempre di più verso un mondo che vi guarderà come da evitare, perché non comprenderà quello che voi avete costruito. Quindi ci sono due strade. Ci sono due strade. O comunicate cosa avete fatto, quindi troviamo un modo per cui anche il compratore ha un percepito di che cosa ha pagato. Oppure, come è successo nella maggior parte delle nazioni intorno al mondo, si andrà verso più mandato. Perché a quel punto lì, pensavo al modello di Francia, no? Non è che le provvigioni si dimezzano, vengono trasferite direttamente, e io aggiungo, non sul venditore, sull'immobile. Vengono caricate direttamente sull'immobile perché poi è l'oggetto della transazione. Sì, ma è tutto l'insieme dei servizi che faranno parte della trasformazione che l'agente immobiliare dovrà andare ad affrontare da qua ai prossimi anni. Abbiamo anche dei retaggi culturali delle volte. Io faccio un esempio, forse può essere banale. Il ruolo del notaio, non discuto assolutamente, anzi ritengo fondamentale il ruolo del notaio, però spesso quando le parti arrivano dal notaio, il notaio sembra messo lassù, qualunque cosa ti dice va bene comunque. Perché? Perché c'è una sorta di deferenza, c'è una sorta di sudditanza psicologica, perché è il notaio, ma ce lo portiamo dietro da secoli. Io non dico che l'agente immobiliare debba arrivare a quello, perché non ci arriveremo mai, ma sicuramente l'agente immobiliare, l'acquirente, deve entrare nella mia agenzia, nella tua, nella sua, nell'altra, e trovare da tutti quel medesimo servizio per cui si avvicina alla porta dell'agente immobiliare consapevole di trovare un servizio, consapevole di essere seguito in quello che è un acquisto garantito. Oggi ci sono diversi strumenti, anche lì poi potremmo aprire tante porte, tanti discorsi. Posso acquistare con un mutuo, posso acquistare anche con un leasing da 7 mesi a questa parte. Un ruolo dell'agente immobiliare, il professionista, che cosa? Accolgo le persone, la giovane coppia che ha, quali benefici ha? Ne ha di più se fa il mutuo o se fa il leasing? Allora io lo faccio accomodare e spiegherò loro quali saranno, assieme faremo quel percorso e gli spiegherò che cosa sarà meglio, a mio avviso. Poi sentirà un altro professionista, sentirà un altro agente immobiliare. Ognuno probabilmente darà la sua impostazione, perché non siamo fatti con lo stampino, ognuno ha la sua indicazione, ognuno di noi darà, ma se c'è la professionalità secondo me in un ambito che è quello comunque dell'agente immobiliare imprenditore, perché ognuno è imprenditore di se stesso, noi siamo degli imprenditori, l'agente immobiliare che deve fare questo mestiere con qualità, con professionalità, è quello. Al di là di quello che poi diventa, che era il tema della domanda, super partes, sono super partes, terzietà o meno, secondo me questi sono gli aspetti che dovremmo andare ad affrontare nel futuro immediato. Anche perché, scusami, ritorno un attimo, ma non possiamo adesso noi dire l'agente immobiliare stile anglosassone, francese o quello che è. Tutto questo dovrà, se ci vorremmo arrivare, se l'indicazione sarà quello, ma non potrà prescindere da una riforma organica, strutturale di quello che è il mercato immobiliare, dei suoi player e del suo segmento. Noi dovremmo arrivare a un testo unico sull'immobiliare, per quello che è tutta la normativa, tutto quello che sono le impostazioni. C'è un po' di confusione, perché settimana scorsa era qua FIMA e ha dichiarato delle cose, poi siete usciti con un comunicato stampa, con la consulta ne avete dichiarate altre. Tu vieni qua e ci parli di opera di trasformazione della professione, quindi è implicito il fatto che comunque... L'opera di trasformazione non è comunque... C'è un po' di confusione, anche voi dovete, secondo me, un po' rischiare un po' le l'opera idee, di l'opera e di soprattutto la comunicazione che fate, perché se no anche l'agente immobiliare che in questo momento ci sta guardando non capisce più. Però scusami, l'opera di trasformazione... Voglio provocare, è una provocazione la mia. L'opera di trasformazione della figura dell'agente immobiliare non è
sta a prescindere comunque della terzietà del mediatore. Certo, io sono convinto, FIAIP crede che il mediatore sia terzo alle parti. Da qui a pensare a una trasformazione dell'agente immobiliare, trasformazione che cosa vuol dire? Un'evoluzione dell'agente immobiliare. Certo, non è che si debba trasformare, si deve evolvere in quello che, certo, è, che sono gli aspetti, le sfide che il mercato gli mette, gli pone davanti in questo momento. Quello che dico io, bisogna stare attenti però alla comunicazione, perché a volte non coincide. Sì, però se è uscito prima una comunicazione e poi è uscito dalla consulta un'altra, io ti rispondo per quello che è uscito dalla consulta. Ok. Ultima domanda, Gerardo. Poi chiudiamo. E poi, sì, okay. È durata tanto, ma ne valeva la pena, direi. Ultima domanda. Ho letto ieri un comunicato stampa di FIAIP con una dichiarazione anche pesante di Righi nei confronti delle banche. Prima la faccio a Carlo, che rapporto avete voi con le banche? E sfatiamo anche quel mito, falso mito, che hanno un rapporto privilegiato con voi. Beh, sono inserzionisti, quindi no, privilegiato è improprio, no? Sono gli agenti immobiliari pensano questo. Me l'hanno detto anche per i gruppi, dove poi la maggior parte dei casi il gruppo è agenzia individuale, ma non è gruppo. E no, non hanno un rapporto privilegiato, ovviamente con me sono inserzionisti significativi, con scale diverse tra le due banche per la copertura che hanno. E nel mio tema è un po' lo stesso, rappresentano il mercato, sono nel mercato, chi sono io per giudicare se loro faranno bene o faranno male? Ma volendo, io ne avrei uno ancora più evidente, no? E tra i miei inserzionisti ci sono i costruttori, materialmente ci sono i costruttori, e se dovessi dire un segnale, il campanello d'allarme di un malessere del mercato, io lo leggo più non nei privati e non nelle banche, che poi riprendo, ma nei costruttori, che pian pianino ho iniziato a dire allora vado in comunicazione in prima persona. Chiuso questa, dico banche. E allora, premesso che parto da un principio che un mercato competitivo migliora il mercato. Cioè, io spero di avere sempre più concorrenti, perché obbligheranno me a sbattere la testa contro il muro per trovare soluzioni più forti o a minor costo. Quindi dico, qualunque nuovo entrante da consumatore, figo. Oh. Ovviamente un professionista bravo combatterà per essere ancora più bravo, un mediocre uscirà, come è giusto che sia, perché se è un mediocre non fa neanche il valore di una categoria. E sono invece assolutamente d'accordo che se loro hanno dei vantaggi strutturali, quello non è più giusto. È vero che io però farei una battaglia diversa, che non è quello di dire tu banca non puoi fare questo, più che altro perché apro sempre i temi, ma se in Europa lo fanno, attenzione che noi non riusciremo a essere un'isola diversa. No, poi ti dici ma c'è Brexit, dico... Se in tutta Europa, Spagna, Germania, Francia, le banche hanno la loro rete di agenzie immobiliari, è un po' utopistico pensare che noi avremo barriere al confine per cui questo non succederà. Piuttosto invece ridiscuterei su mediazione al credito, dove, mi piaceva quello che dicevi tu, io al mio compratore gli voglio spiegare l'opportunità del leasing perché lui è una coppia giovane. Ma forse non lo puoi fare quello, attenzione, tu sei partito in quarta, ma dico... Dipende, no? Tu chiami il consulente che verrà, spiegherà, perché tu... E quello lo trovo un po' più improprio, perché dico, se tu dai supporto al tuo... La norma è una norma, quello che esiste lo spiegge. No, quindi io dico... Esatto, bravo. Quindi io dico, quello trovo invece una limitazione che vi hanno assegnato, che non trovo corretta. Abbiamo pochissimi minuti, proprio pochi secondi. Tu sai come la una pensiamo. Una replica sulle banche. Non sono assolutamente d'accordo. Io credo che la presenza delle banche sia un qualcosa che porterà verso una deriva oligopolistica del mercato. È facile dire quello che succede in Olanda, in Germania. Andiamo a vedere com'è la normativa, com'è normata, com'è la situazione, com'è la particolarità di quel paese, di che cosa succede, di quello che sono anche gli aspetti morali, se vogliamo, all'interno. È evidente che oggi una banca ha una situazione di predominio all'interno del mercato immobiliare, ma come fa la persona, la banca sa quanti denari hai, ti vende il mutuo, ti vende la casa, ma come possiamo pensare che ci sia terzietà in quel caso nei confronti del mercato? E questo porterà verso una deriva, indubbiamente, ma se saranno quei due, tre grandi gruppi che saranno predominanti all'interno del mercato, queste avranno la possibilità di indirizzare il mercato stesso e potranno loro decidere quando sarà il momento di far salire o di far scendere il mercato. E qui anche nei confronti
confronti vostri, a quel punto se se Immobiliare sarà governato e i suoi clienti saranno i grandi gruppi bancari, a un certo punto i grandi gruppi bancari scaricheranno anche il portale perché se lo faranno da solo. Allora io credo che su questo aspetto quello che è la battaglia che il presidente Righi, che FIAIP tutta sta portando avanti, la Consulta, non è una battaglia di parte, ma noi non possiamo prescindere dal fatto che il mercato deve essere trasparente, e non è trasparente se c'è all'interno c'è l'istituto bancario, perché in questo momento, come è governato in Italia, come funziona, non può assolutamente creare trasparenza in questo. Il fatto stesso che ieri sia passata in commissione la norma per cui, cioè, sia stato ritirato l'emendamento per cui tutti i deputati, gran parte dei deputati della maggioranza, dell'opposizione, comunque abbracciavano quelli che erano gli emendamenti di FIAIP, e poi arriva un diktat da parte del governo dove ti dice questi li devi ritirare, questo secondo me dà l'indicazione chiara, precisa, che ci sono delle forze politiche in qualche misura, cioè la presenza della grande finanza che governa come quello che è l'insieme, e di conseguenza se la grande finanza entra nella gestione del mercato immobiliare non può essere trasparente, e questo porterà alla deriva. Voglio ricordare che negli Stati Uniti il governo ha vietato alle banche di avere delle soprattutto reti a seguito di quello che è successo 2008, 2007, quindi c'è 2008. Qualcuno che la pensa in maniera differente, no? In questo senso siamo arrivati alla fine, mi dispiace anche chiudere, sì, perché chiediamo soltanto un impegno, sì, ai nostri ospiti. Allora, siccome ci sono parecchie domande a cui secondo me dovremmo dare risposta, se magari successivamente tra stasera e domani potreste rispondere via chat su Facebook a commento di questo video in diretta agli agenti che sono intervenuti, perché sì, tempo... ammetto che Facebook l'ho trovato un ambiente ostile non è, però preferirei, se me le girate li rispondo. Ah, sì, va bene, ok, sì, faremo così, che è quello che fa Carlo Giordano da sempre con qualunque suo inserzionista. Ok, volentierissimo, vale anche per te. Ok, grazie. Iniziamo a salutare. Io ringrazio per essere stato con noi l'amministratore delegato di Immobiliare.it Carlo Giordano. Grazie a voi. Ringrazio Fabrizio Segalerma, presidente del Consiglio Nazionale FIAIP. Grazie mille. Gerardo, sì, ti saluto. Ci vediamo giovedì prossimo. Assolutamente. Per l'ultima puntata prima di agosto, ecco, esattamente. Ok. Grazie a tutti per averci seguito. Siete stati in tantissimi. Ci vediamo giovedì prossimo, 2:30, sempre qui su Rete TV Real Estate Television. Ciao a tutti. Grazie. Ciao.